Buonasera, vi ringrazio. Io volevo aprire la mia relazione con due parole, un saluto a tutte le persone che ho incontrato da quando è iniziata questa, non voglio chiamarla avventura in senso negativo, voglio chiamarla avventura in senso positivo, questa sfida, questo rompere degli schemi che vogliono imprigionare le persone, le loro vite, la vita delle loro famiglie, in mancanza di prospettive. Noi siamo qui per questo, per dimostrarvi che non è vero che non ci sono prospettive. E in questo percorso ho incontrato tante persone, ma voglio salutare soprattutto quelle che non ci sono più. Ma lo voglio fare con gioia, voglio salutare le loro famiglie, perché questa patologia così spaventosa, brutta, orribile, si possa trasformare in una grande opportunità. Ed è questa la magia che noi possiamo fare, opportunità di comprendere qual è il valore della vita, a che cosa noi veramente dobbiamo dare le priorità, e che famiglie che hanno vissuto un lutto, una perdita, possono veramente trasformare la loro visione e fare in modo che la partenza del loro caro sia la chiave di volta per trovare la motivazione affinché non debba partire più nessun altro in questo modo così triste e drammatico. E quindi per me è un grandissimo privilegio essere qui, essere parte di questa bellissima squadra, perché la sinergia produce sempre più della somma degli elementi che la compongono. E questa è una cosa del dottor Rath, che io ho avuto il privilegio di conoscere in Olanda quando sono stata a studiare la medicina cellulare con lui. Lui diceva sempre: vale più prendere una buona sinergia di micronutrienti, cioè che sono le vitamine, gli aminoacidi, i minerali, che prendersi 10 grammi di vitamina C, 1 grammo di lisina. Grandi quantità di micronutrienti fanno di meno che quantità più piccole, ma assunte con un senso, una sinergia, perché il nostro corpo non funziona di singole sostanze, funziona di armonia tra tutte le sostanze. Allora noi dobbiamo imparare una cosa: il nostro corpo è fatto da 70 milioni di miliardi di cellule. Tutti gli organi sono fatti di cellule. Ma questa cosa sembra, ripeto sembra, che sia stata dimenticata proprio da quella categoria di persone che dovrebbero aiutarci a prenderci cura della nostra salute. Per cui abbiamo tanti specialisti, gli specialisti d'organo, di sistema, cardiologi, pneumologi, ortopedici, dermatologi, ma tutti tendono a dimenticarsi che questi organi sono fatti di cellule. Quello che Rath mi ha insegnato è stato: se noi andiamo a guardare cosa serve alla cellula, noi abbiamo capito tutto e ci possiamo accorgere di che cosa le abbiamo fatto mancare, perché poi negli anni il nostro corpo abbia subito delle trasformazioni e si siano create le condizioni delle patologie. Quindi le patologie cardiovascolari che abbiamo visto non nascono da un giorno all'altro e sono la prima causa di morte al mondo, ci mettono decenni a svilupparsi, ma nella maggior parte dei casi, incredibile ma vero, ed è la cosa che quando io ho conosciuto mi ha fatto arrabbiare come si è arrabbiata Graziella, è che una delle prime cause di patologie cardiovascolari è una carenza cronica di micronutrienti. Io questa sera vi parlerò di una cosa terrificante, vi parlerò della fisica del sangue. E non vi spaventate, perché è un argomento affascinante. Vedrete alla fine della mia presentazione alcuni filmati realizzati con una tecnica incredibile che si chiama microscopia intravitale, che è stata sviluppata in Germania, a Berlino, all'Istituto Charité, che è l'Istituto sulla microcircolazione. C'è un apparecchio di questi a Berlino e c'è un apparecchio di questi in un'università americana, e sono gli unici due al mondo. Io sono convinta che ce l'abbiano anche i russi, perché i russi sono avanti anni luce ma non ci dicono niente. Questo sistema consente di riprendere in diretta
la circolazione nei microvasi, nei vasi capillari, e quindi di vedere i globuli rossi, i globuli bianchi, come si muovono. Fino a 10 anni fa queste cose non c'erano, quindi tutto quello che si sapeva sulla dinamica della microcircolazione, quindi dei globuli rossi, dei globuli bianchi, eccetera, la si deduceva, perché non era possibile andare a vedere in dettaglio come funzionava. Sappiate che la maggior parte dei medici non ha mai visto i filmati che voi vedrete questa sera, quindi sentitevi privilegiati, perché è veramente una cosa molto particolare. E io spero che vi appassionerete nel vedere quanta meraviglia c'è nel nostro corpo. Chi ha progettato il nostro corpo ha realizzato qualcosa che è veramente commovente. Io non smetto mai di sorprendermi, e il mio lavoro mi appassiona moltissimo, perché vedere queste cose mi fa sempre dire: noi abbiamo dentro di noi assolutamente tutto quello che ci serve, compresa l'intelligenza delle cellule del corpo, per riparare quasi qualsiasi danno noi possiamo creare per ignoranza. Allora, questa grande sfida che abbiamo è di ridurre il più presto possibile questa ignoranza così dannosa. Allora, cominciamo. Allora, la ionizzazione. Io vi parlerò principalmente della ionizzazione, sia perché nei protocolli che vengono proposti si parla dell'acqua ionizzata, sia perché si parla di un'apparecchiatura che si chiama BioCleaning, che ci consente di fare un trattamento di ionizzazione del sangue. Tutto questo senza infilare aghi, senza fare trasfusioni, senza assumere sostanze chimiche. Cosa molto importante. A me piacciono i tipi di intervento che non modificano, cioè che non introducono sostanze tossiche e che non hanno effetti collaterali, sono i miei preferiti. Allora, la ionizzazione. Cosa sono gli ioni? Gli ioni sono delle minuscole parti, delle parti di fisica. Ci sono gli ioni negativi e gli ioni positivi. Noi li troviamo soprattutto quando c'è l'intervento di una qualche forma di energia che scompone il gas o l'acqua, per esempio, e quindi sviluppa la presenza di questi ioni. Nell'aria, la ionizzazione dell'aria. Voi vi siete mai trovati, dopo un temporale, a percepire la qualità dell'aria come cambia? Un'aria elettrica, frizzante, oppure vicino a una cascata, o in riva al mare quando c'è un moto ondoso abbastanza vivace, che si percepisce quasi una qualità differente. Ecco, in quelle occasioni, a causa proprio della presenza di fenomeni energetici, c'è un'altissima concentrazione di ioni negativi, che sono gli ioni dell'ossigeno o ossigrilioni. Invece gli ioni positivi o ioni dell'idrogeno, gli idrogenioni, ci sono negli ambienti pesantemente inquinati e rendono l'aria pesante. Voi pensate, quando state chiusi una giornata in un ufficio, magari davanti al computer o chiusi in casa, che veramente l'aria è quasi densa, si fa anche quasi fatica a respirare rispetto a quando stiamo fuori e camminiamo. Ecco perché le camminate all'aperto sono così importanti. Quando Warburg ha fatto la sua scoperta e ci ha preso il premio Nobel, la scoperta l'ha fatta nel 1923, il Nobel gliel'hanno dato nel 31. Io credo che se Warburg avesse fatto la scoperta oggi non avrebbe preso il Nobel, ma l'hanno ammazzato, si dice assurdo sicuramente. Lui ha parlato di ossigeno, di concentrazione di ossigeno, privando delle cellule per 48 ore di una certa concentrazione di ossigeno, la cellula cambia e diventa una cellula tumorale. E perché questo? Perché tutti questi milioni e milioni di cellule tutti i giorni fanno un lavoro molto importante. Anzi, andiamo ancora più a fondo. All'interno delle cellule ci sono dei corpuscoli che si chiamano mitocondri. Io adoro i mitocondri perché fanno delle cose bellissime anche se li trattiamo male. Allora, la prima cosa che fanno è loro producono benzina, la benzina del corpo. I nostri organi funzionano grazie a questa sostanza che si chiama ATP o adenosina trifosfato. E come fanno a farla? Attraverso un procedimento che si chiama ciclo acido oppure ciclo di Krebs, dallo scienziato che lo ha scoperto. Acido, vi suona familiare?
è importante, ricordatevelo. Allora, cosa fanno? Utilizzano come ingrediente principale i carboidrati, i grassi e le proteine, e attraverso un processo che è una fosforilazione li trasformano in adenosina trifosfato. Ingredienti a parte, i carboidrati, i grassi e le proteine, è il catalizzatore di questo processo è l'ossigeno. Ecco perché l'ossigeno è importante. Gli accensori, cioè la scintilla, sono i micronutrienti, principalmente le vitamine del gruppo B e alcuni aminoacidi. Allora, questo ci fa capire già qualcosa, che se l'apporto di ossigeno che noi garantiamo a tutti i nostri milioni di miliardi di mitocondri non è sufficiente, questo processo non si può realizzare in maniera ottimale. Un momento, ma quanto ATP serve ogni giorno? Il pari del vostro peso corporeo. Vi rendete conto che processo incredibile, noi non ci accorgiamo, come diceva, noi non siamo presenti a noi stessi, non abbiamo l'immaginazione, non ci rendiamo conto della meraviglia, perché se tutti fossimo consapevoli della meraviglia ci tratteremo molto meglio, veramente. Allora, abbiamo detto, ogni giorno chili e chili di ATP, mitocondri che lavorano, eccetera. Cosa c'entra Warburg? Cosa c'entra l'ossigeno? Cosa c'entrano i tumori? Se io non posso garantire alle mie cellule una quantità sufficiente di ossigeno per fare tutte le volte che serve questo ciclo continuativamente, siccome il mio organismo ha la priorità di mantenermi in vita, deve trovare un altro modo di produrre l'energia. Non lo farà più a partire dai mitocondri e quindi dall'ossigeno, lo farà a partire dagli zuccheri. Ed ecco perché la cellula tumorale ha bisogno del 20% in più di glucosio nel suo metabolismo. Quindi, in definitiva, cosa ha scoperto Warburg? Ha scoperto che in realtà la cellula tumorale è un adattamento di una cellula normale a una condizione di terreno biologico non ottimale al funzionamento. Quindi un terreno ipossico, povero di ossigeno e acido. Cosa c'entra l'ipossico con l'acido? C'entra perché l'acqua che compone il 60-70%, dovrebbe comporre il 60-70% delle nostre cellule, come diceva prima la dottoressa Bernardi, è il liquido più riccamente alcalino che noi abbiamo nel corpo. Ora, la differenza di concentrazione di ossigeno tra un'acqua alcalina e un'acqua neutra o acida fa sì che in un'acqua alcalina con un pH 8 o 9 ci sia il 60% in più di ossigeno disciolto. E qui cominciamo a capire qualcosa in più. Ma adesso passiamo proprio alla vera e propria ionizzazione. Allora, via, prima dicevo la ionizzazione dell'aria. Nella ionizzazione dell'acqua, invece, noi attraverso un processo elettrico, quindi attraverso un elettrodo che ha due lamine, nel caso dell'apparecchiatura di cui parliamo, sono due lamine di acciaio chirurgico, diamo tensione e provochiamo un effetto che si chiama elettrolisi. L'acqua viene scomposta e quindi si crea una grande quantità di ioni negativi dell'ossigeno, ma anche di un'altra cosa molto importante, di elettroni. Gli elettroni sono quella parte dell'atomo che ha una carica negativa. In fisica, negativo è alcalino e positivo è acido. Importante anche da tenere a mente questo. Cosa succede? Vi spiego come funziona questa apparecchiatura. Questa apparecchiatura non è nient'altro che una scatoletta di plastica con una batteria e una scheda con dei programmi. Si inserisce lo spinotto dell'elettrodo, l'elettrodo viene immerso in acqua calda dove noi andremo a immergere una parte del nostro corpo, se vogliamo in vasca da bagno anche completamente a seconda. Il corpo attraverso i pori della pelle assorbe gli ioni negativi, l'ossigeno e gli elettroni, e attraverso i microvasi capillari noi ne abbiamo una quantità, cioè il 75% della circolazione del sangue avviene nei microvasi, che sono poi quelli che fanno arrivare il sangue alle singole cellule. Queste particelle vengono portate in giro in tutto il corpo. Che cosa succede? Una cosa molto interessante. Gli ioni negativi hanno un'azione chelante. Cosa vuol dire chelare?
chelare vuol dire far precipitare e legare delle particelle di scarto. Allora, quando il sangue dei vasi capillari arteriosi porta alle cellule e ai tessuti questi ioni negativi, avviene che avvengono due cose sostanzialmente, poi vi farò vedere, anzi, ve le faccio vedere subito. Ecco, qui vedete che abbiamo un esempio, un disegno che vi spiega un po' come è funzionato. Quello è un capillare e le parti rotondeggianti sono le cellule. Allora, la cellula per funzionare deve poter introdurre ossigeno e sostanze nutrienti e espellere contemporaneamente l'anidride carbonica e gli scarti, i rifiuti del ciclo acido. Sono acidi i rifiuti del ciclo acido. Ora, come funziona una cellula? Con un sistema elettrico, perché nella membrana cellulare ci sono milioni di micropompe che si chiamano pompe ioniche e sono loro che consentono la possibilità di scegliere cosa entra e soprattutto cosa esce, e lo fanno basandosi sulla carica, perché le sostanze di scarto hanno una carica positiva e le sostanze buone che devono entrare hanno una carica negativa. Abbiamo delle pompe, sono delle pompe elettriche, quindi hanno bisogno di elettricità per funzionare. E da dove la prendono questa elettricità? Dalla differenza tra il valore, la carica del sangue, del pH, che come abbiamo visto è 7,36 a livello ottimale, quindi alcalino negativo, e la condizione di acidità degli scarti metabolici, che quindi è positiva. Questa lievissima differenza fa sì che ci sia quell'energia che fa attuare lo scambio cellulare. Infatti, perché si muore? Se per una condizione di malfunzionamento dei meccanismi tampone del corpo o per uno stile di vita portato all'esasperazione, noi non riusciamo a controllare il rapporto di pH, l'equilibrio del pH, quindi abbassiamo il pH del sangue, perché non funzionano più le pompe e quindi non c'è più scambio cellulare, la cellula muore e moriamo. Allora, qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è fare in modo che il nostro corpo abbia le risorse al suo interno per mantenere sempre il sangue a un pH ottimale. Ci sono i meccanismi tampone che lo fanno. Noi abbiamo vari livelli, abbiamo i polmoni per lo scambio gassoso, abbiamo nello stomaco una pompa che produce acido gastrico e allo stesso tempo una parte del nostro corpo produce una pari quantità di bicarbonato di sodio. E sono queste le cose che vanno ad alimentare i meccanismi tampone. Poi abbiamo i reni. I reni, abbiamo visto, spesso purtroppo li obblighiamo a utilizzare il calcio delle nostre ossa per tamponare il sangue venoso che ha raccolto tutti gli scarti acidi dalle cellule e li deve portare fuori, perché bisogna che il sangue si liberi degli scarti acidi liquidi. Una parte lo farà attraverso i sistemi tampone, un'altra parte lo farà stoccando questi acidi nel nostro organismo in varie parti. In alcuni casi legando questi acidi biologici nostri di scarto al calcio e quindi creando delle calcificazioni acide che hanno la sgradevole abitudine di andare nelle articolazioni, quindi tutte quelle calcificazioni, le periartrite, le calcificazioni alle ginocchia, alle anche, i tunnel carpali, tutte queste cose qui non sono altro che dei tentativi del nostro corpo di piazzare nei punti meno dannosi per la nostra sopravvivenza tutti questi rifiuti. Un'altra parte viene trasformata in acidi grassi solidi, e anche quello poi noi vediamo colesterolo cattivo, trigliceridi, queste cose qui, il grasso viscerale, quello proinfiammatorio. Tutto questo nel tempo crea uno stato di ossidazione profondo dell'organismo, e adesso vedremo cosa succede proprio nei globuli rossi quando ci si ossida. Cosa vuol dire ossidazione? Lo sa, tutti ne sentiamo parlare, come tutti sentiamo parlare dei radicali liberi. I radicali liberi sono delle sostanze, chiamiamole, un po' difficile trovare la definizione precisa. Sono, vediamoli come fanno, ci sono i cartoni animati, non so se li avete mai visti, alla scoperta del corpo umano, che sono molto simpatici perché spiegano ai bambini e anche ai grandini come funzioniamo in maniera semplice. Sono come dei cattivoni piccolissimi che vanno a rubare gli elettroni
alle parti con cui vengono in contatto e è come il vecchio gioco d'arsia e torsia: se io ti tolgo un elettrone diventi un radicale libero anche tu perché ti manca un elettrone. E quindi questo avviene quando? Perché i radicali hanno un loro compito, niente nel nostro corpo nasce senza scopo. Lo scopo sarebbe quello, in una situazione ottimale, di fare da barriera contro i patogeni. Quindi i radicali in realtà dovrebbero uccidere i batteri, i virus e tutti quei nemici che noi abbiamo dall'ambiente esterno. Ma nel momento in cui c'è uno scompenso tra la quantità di radicali e di sostanze ossidanti e la quantità di antiossidanti che il nostro corpo produce, sempre i famosi mitocondri, che fanno il glutatione, la superossido dismutasi, la catalisi, che sono gli antiossidanti naturali, quando non c'è equilibrio, perché noi viviamo in un mondo ossidante, l'aria che noi respiriamo è ossidante, i cibi che noi mangiamo sono ossidanti, l'acqua che noi beviamo normalmente, purtroppo, è ossidante. Quindi in tutto questo, in questa quantità di ossidazione, sarà difficile che noi riusciamo a mantenere un equilibrio ottimale, ecco perché nel tempo il nostro corpo si ossida. Allora noi possiamo intervenire modificando l'alimentazione, quindi riducendo la quantità di alimenti che lasciano un residuo acido, come abbiamo visto in queste serate, e facendo in modo che attraverso delle conoscenze, tipo il concetto dell'acqua ionizzata o di un'apparecchiatura che mi aiuta a liberarmi di una parte dei rifiuti acidi che ho depositato nel mio organismo e allo stesso tempo a caricare di elettroni nuovamente il mio sangue, io posso contrastare l'iperossidazione alla quale sono esposto ogni giorno. Allora, noi abbiamo una riserva alcalina, tutti noi nasciamo con una riserva alcalina. Questi sono gli studi di un grande ricercatore italiano, sconosciuto quasi a tutti, che si chiamava Giocondo Protti, ed era un oncologo. E lui veramente, quando ha capito la fisica del sangue, l'alcalinità del sangue, la radianza del sangue, negli anni 30, pensate, ha organizzato a Venezia un bellissimo convegno con i premi Nobel più grandi della fisica, Fermi, Marconi, sulla fisica del corpo. Avevano già scoperto tantissime cose che poi sono state lasciate andare perché non c'era un grande interesse in questo, e loro facevano queste ricerche. Tanto più noi disponiamo di una riserva alcalina, che altro non è che la somma di tutti i minerali nel nostro corpo che sono alcalini, quindi il calcio, il potassio, il sodio, il magnesio, tanto più il nostro sangue è radiante, cioè emette proprio fotoni, quindi è vivo, ha delle radiazioni benefiche che sono oncolitiche. Pensate, il siero del sangue radiante uccide le cellule tumorali, quindi noi abbiamo tutto quello che ci serve in potenziale come progettazione per contrastare le patologie, tanto più a lungo noi vivremo e vivremo in salute. Per contro, se intanto il nome riserva dovrebbe farci pensare, una riserva è un qualcosa che io tengo lì perché se per sbaglio in un giorno, due giorni non posso introdurre normalmente quello che mi serve, attingo dalla riserva. Ma se io attingo tutti i giorni dalla riserva fin da piccolino, a un certo punto la mia riserva finisce, e quando la mia riserva finisce io sono veramente nei guai. Ecco che si manifestano le malattie cronico-degenerative, e noi non abbiamo più quegli strumenti meravigliosi a nostra disposizione con cui siamo stati progettati. Se noi pensiamo, come abbiamo detto, che un'alimentazione ottimale dovrebbe essere costituita da un 70% di alimenti alcalinizzanti e un 30% di alimenti acidificanti, e pensiamo a cosa facciamo normalmente oggi, vi faccio un riassunto: 95% di cibi acidificanti e 5% di cibi alcalinizzanti quando va bene. Però poi aggiungiamoci il cortisolo, lo stress, la fretta, l'angoscia, la disidratazione, tutte queste cose abbiamo fatto più del 100%, credetemi. E non ci dobbiamo meravigliare quindi dei numeri che ha portato la dottoressa sul numero di persone, i milioni di persone malate e l'incidenza e quanto sono aumentate nel corso degli ultimi anni. Io vi faccio vedere una cosa. Sapete che cos'è questa immagine, che cosa rappresenta? Questi sono i nostri globuli rossi tutti i nostri giorni. Normalmente noi, i nostri globuli rossi si presentano così.
Questo viene chiamato impilamento eritrocitario. Ritorniamo allo stress ossidativo ai radicali liberi. Dicevamo, i radicali liberi si mangiano gli elettroni, mangiano anche gli elettroni dei globuli rossi. Ora, i globuli rossi ottimali, diciamo, dovrebbero essere così. Queste sono foto di sangue in campo oscuro. Vi spiego che cos'è. Normalmente all'università cosa fanno? Prendono il sangue, lo strisciano e lo seccano nei vetrini e poi lo guardano al microscopio. Questa invece è una goccia di sangue vivo, appena presa magari dal vostro dito e vista liquida al microscopio con una illuminazione. Così io lo sangue lo vedo vivo, lo vedo in dinamica e vedo che cosa c'è nel mio sangue. Qui vediamo queste sferettine, sono i globuli rossi. Vedete che hanno un'aureola intorno luminosa? Sapete che cos'è quella, di cosa è fatta quell'aureola? Sono gli elettroni. E cosa fanno gli elettroni? Essendo, avendo una loro carica magnetica, mantengono i globuli rossi belli distaccati gli uni dagli altri. Quando i globuli rossi sono belli distaccati gli uni dagli altri, la loro capacità di veicolare l'ossigeno e i micronutrienti è espressa al 100%. Quando invece sono così, è espressa al 50%, al 60%, se ci va bene. Ecco perché, porca miseria, ecco perché non abbiamo l'ossigeno sufficiente, perché i nostri mitocondri riescono a fare bene il loro ciclo acido e a fare tutta la benzina del corpo che ci serve. Ecco perché anche se mangio mi sento stanco. Ecco perché non arrivo a sera che non c'ho proprio il fiato. Perché il nostro sangue è in queste condizioni. E cominciamo a capire un po' di più sulla genesi. Certo, Campbell ci ha insegnato una cosa. Io nell'ultimo libro di Campbell, che è Whole, Vegetale Integrale, ho trovato una cosa bellissima. Lui è diventato abbastanza famosetto a quei tempi quando ha scoperto, stava facendo uno studio sulle aflatossine, che sono le spore di un fungo che colpisce soprattutto i cereali che crescono in zone umide e anche alcuni alimenti come le arachidi. Guardate che le arachidi fanno malissimo, proprio per questo motivo qua, sono ricche di aflatossine. E hanno anche l'acido arachidonico, per quello si chiama così, che è un omega 6 che è molto pro-infiammatorio, come le proteine animali. Allora, che cosa succede? Lui ha scoperto che è vero che noi siamo soggetti alla contaminazione da sostanze cancerogene esterne che noi possiamo assumere con il cibo o respirando o bevendo le diossine, le aflatossine, tutte queste cose spaventosissime. Ma sappiate che allo stesso tempo il nostro organismo è dotato di piccole cose straordinarie, anche qui è difficile dire come le potremmo definire, chiamiamole col loro nome, gli enzimi, e questi enzimi fanno delle cose pazzesche, sono in grado in un nanosecondo di cambiare struttura, di ripiegarsi 10.000 volte a seconda delle sostanze con le quali entrano in contatto. E quindi noi, i nostri enzimi, quando li ci vogliamo bene e creiamo un ambiente ottimale per loro e quando mangiamo i cibi crudi, perché purtroppo poverini loro muoiono a 50 gradi di temperatura, quindi nei cibi cotti di enzimi non ce ne sono. E se noi mangiamo sempre solo cose cotte, mangiamo pochissime cose crude, alla fine restiamo quasi senza di questi enzimi, perché vi assicuro che sono indispensabili, provate a fare senza. Questi enzimi sono in grado di rendere inerti le sostanze cancerogene, sono in grado di rendere inerti le aflatossine, sono in grado di rendere inerti le diossine. Quindi noi possiamo, per inciso e per assurdo, vivere anche in luoghi inquinati, ma se la nostra alimentazione consente ai nostri enzimi, tra le altre cose, di esprimersi al massimo, noi abbiamo già le risorse per proteggerci anche dagli inquinanti cancerogeni. Quindi pensate veramente a che differenza fa una cosa che purtroppo in medicina è definita così banale come l'alimentazione. Io impazzisco quando sento delle persone che vengono da me dicendo che l'oncologo gli ha detto di non prendere le vitamine perché le vitamine nutrono il tumore. A me mi viene mal di pancia, perché veramente è una cosa folle che si dicano queste cose, non si può generalizzare così. In realtà le vitamine, la vitamina C, le altre vitamine, la vitamina D3,
sono antitumorali per eccellenza. Cosa fanno? Aiutano il nostro corpo a disinfiammarsi, il nostro sistema immunitario a funzionare al meglio e addirittura aiutano, come si dice, il nostro corpo a produrre, a rinforzare il tessuto connettivo. Quando Ratta ha scoperto come si sviluppa il cancro, cioè come una cellula cancerogena cresce, si espande e si trasforma in metastasi, noi non moriamo di cancro, noi moriamo di metastasi. Ecco, ha fatto degli esperimenti, ha preso delle provette, ne ha prese tre, e ha creato una barriera a metà fatta di tessuto connettivo, sopra ha messo delle cellule tumorali. Allora, nella prima provetta c'era solo il tessuto connettivo e sopra c'erano le cellule tumorali. Nella seconda provetta c'era il tessuto connettivo e sparso sopra un minimissimo di vitamine e aminoacidi, vitamina C, lisina e prolina sostanzialmente. Nella terza provetta, nella matrice di collagene che divideva le due parti, c'era una grande quantità di sinergico di vitamina C, lisina e prolina. Poi ha aspettato e il risultato è stato questo. Nella prima provetta, dove non c'era nient'altro, solo il tessuto connettivo, le collagenasi, che sono degli enzimi prodotti dalle cellule tumorali, hanno digerito il tessuto connettivo e sono passate sotto. Ecco come si propagano i tumori. Nella seconda provetta, dove ce n'erano un pochine, le cellule tumorali hanno cominciato a digerire il tessuto connettivo, ma hanno fatto qualche buchettino e qualcuna appena appena l'è passata sotto. Nella terza provetta, dove c'era una significativa concentrazione di lisina, vitamina C e prolina, che bloccano proprio la collagenasi, il tessuto connettivo è rimasto assolutamente intatto e le cellule tumorali non sono passate sotto. Sembra una stupidaggine, però, ragazzi, anche questo ci deve far pensare. E adesso vi faccio vedere il primo filmato. Questo filmato, voi vedrete, questa prima parte è un pezzo, può essere su una mano, su una gamba, eccetera. Noi vediamo un'arteriola, che è quella più grossa, e ai lati dei microvasi. Okay. Voi vedete qui il sangue come si muove, peccato che sia un po' sfocato, non si veda così bene. Comunque vedete, quei grumini lì sono globuli rossi, belli impilati, tosti, tosti. Sembra un po' il traffico nel centro di Roma all'ora di punta. Una fatica. Adesso invece un sangue in cui la persona ha ricevuto gli elettroni e gli ioni negativi, quindi i grumi dei globuli rossi si sono sciolti e i globuli rossi scorrono normalmente. Guardate la differenza. E adesso guardateli in sovrapposizione. Mica male, eh? Senza farmaci. È solo un trattamento fisico. Allora, il prossimo invece è una chicca più interessante. Adesso vi faccio vedere come funzionano i globuli bianchi, che sono uno dei nostri primi presidi di difesa contro tutti i tipi di malattie, anche contro i tumori. Allora, io ve lo riassumo, poi lo vedrete. Come funzionano i globuli bianchi? Esemplifichiamo, non stiamo a usare termini troppo scientifici. Loro fluttuano nel nostro sangue. Sono delle sferettine, le vedrete un pochino più grosse, bianchicce, fluttuano nel sangue, a un certo punto ricevono un segnale, una molecola di segnalazione redox, che dice attenzione, c'è un'infezione, c'è una sostanza potenzialmente patogena, devi recarti lì e andare a fare il tuo lavoro. Allora cosa fa il globulo bianco? Rallenta dal flusso del sangue, piano piano si avvicina alla parete del vaso, dell'endotelio arterioso, e lì lo vedrete nel secondo filmato, pian piano passa, esce dalla parete del vaso sanguigno e se ne va nel tessuto a fare il suo lavoro. Certamente, affinché questo possa funzionare in maniera ottimale, il sangue deve essere fluido e scorrevole. Non devono esserci dei treni merci di globuli rossi tutti attaccati gli uni agli altri, ingrumati, che se li trascinano via. Infatti adesso vedremo. La prima parte presenta un sangue con un impilamento eritrocitario, quindi dove tutti i nostri globuli rossi sono attaccati gli uni agli altri. Questa è un'arteriola per cui si scorre lo stesso. Vedrete verso la fine che c'è qualche globulo bianco, ma viene trascinato via. Non riesce a fermarsi perché i grumi di globuli rossi si ritrascinano via. Adesso invece è un sangue
non ossidato, quindi un sangue dove i globuli rossi sono belli sciolti gli uni dagli altri, vedete la differenza? Vedete quanti globuli bianchi riescono ad aderire alla parete del vaso sanguigno? E adesso, nel prossimo filmato, vi faccio infine vedere come passa il globulo bianco dal vaso sanguigno al tessuto esterno. Intanto guardate la differenza, sembrerebbe uguale, ma uguale non è. Io ho trovato una cosa estremamente emozionante, però è più emozionante il prossimo. Questa è un'arteriola, qui è tutto rallentato, altrimenti noi non riusciremo a vedere. Quello che vedete rotondeggiante è il globulo bianco che è riuscito ad aderire alla parete. E adesso, in una sequenza rallentata, vedete il passaggio attraverso la membrana del vaso. Guardate che meraviglia. Ecco, è uscita e va a fare il suo lavoro. Che cosa significa questo? Che noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti del nostro corpo. Noi dobbiamo lasciarlo lavorare. Noi dobbiamo dargli le condizioni perché lui possa fare quello che sa fare benissimo. E non dobbiamo ostacolarlo. Ecco qual è la cosa molto importante. Allora, l'acqua alcalina ionizzata, in breve. Che cos'è? Intanto è alcalina, e questo abbiamo visto che è importante perché ci aiuta a contrastare il bilancio tra quello che noi introduciamo nel nostro corpo con il cibo. Ma quando l'acqua è... perché l'acqua alcalina, io anche se ho un'acqua che non ha un pH molto alcalino, se ci aggiungo un po' di bicarbonato diventa alcalina. O ci metto le gocce dell'alcalis, o alcalito come si chiama, che è un preparato, se ci metto le goccine un'acqua normale mi diventa un'acqua alcalina. Ma l'acqua ionizzata ha una marcia in più. Per quale motivo? Sempre per fisica noi parliamo. Intanto ionizzata è ricca di elettroni e gli elettroni sono antiossidanti, lo abbiamo visto prima. Poi il processo di produzione dell'acqua ionizzata è sempre l'elettrolisi, che è veramente amica della nostra salute. L'elettrolisi che cosa fa? Rompe i cluster. I cluster cosa sono? Sono gruppi di molecole. È un po' il modo che l'acqua ha di strutturarsi disponendo le sue molecole in un determinato modo. Microclusterizzazione cosa vuol dire? Immaginate due grappoli d'uva, un grappolo con una ventina di acini e uno con sei acini. Un'acqua del rubinetto, un'acqua di bottiglia che noi compriamo, ha delle molecole di acqua disposte in gruppi grandi, dai 12 ai 20, alle 20 molecole per gruppo. Quindi è un'acqua che a livello molecolare è pesante. Infatti, se voi provate a bervi l'acqua delle bottiglie di plastica, sapete benissimo che fa fatica a scendere. Tante persone mi dicono, ma io non riesco a bere, ma non mi resta qua, è pesante l'acqua, è vero, è pesante, proprio pesante a livello molecolare. Microclusterizzazione invece significa che nell'acqua ionizzata alcalina le molecole sono massimo 6-7 per cluster, quindi l'acqua è molto più leggera, quando la bevete sentite la differenza, scende, non vi rimane sullo stomaco. E se fate un esperimento, prendete dell'acqua fortemente alcalina, la mettete in una provetta con un po' di olio e addizionate, sapete cosa succede normalmente, no? Quando io metto acqua e olio assieme, l'olio che è più leggero tende a salire in superficie e l'acqua mi rimane sotto. Se io li agito per un po' si mescolano, ma poi l'olio torna sopra, prima in bollicine e poi pian piano fa il suo strato superiore. Con l'acqua alcalina ionizzata a pH molto alto, se io agito l'acqua e l'olio si mescolano e rimangono mescolati. Questo significa che l'acqua è diventata leggera quasi come l'olio. Pensate alla differenza. Pensate a quanto più facile è l'idratazione con un'acqua di questo tipo. Allora, quest'acqua leggera penetra in profondità nel mio organismo, rende il sangue più fluido, gli ridà gli elettroni e i globuli rossi che dicono adesso i globuli bianchi fanno ancora più finalmente riusciamo a fare qualcosa, scioglie anche i residui acidi che noi abbiamo nelle articolazioni, aiuta a scioglierli, non è che li scioglie proprio l'acqua, ma il corpo ricevendo questo tipo di acqua con questa struttura, con queste caratteristiche, riesce a liberarsi più agevolmente dei suoi depositi.
Poi abbiamo visto prima, nell'acqua ionizzata a pH medio-alto abbiamo fino al 60% in più di ossigeno disciolto. Significa che noi andremo anche a contrastare quell'ipossia che è un po' la caratteristica delle persone fortemente ossidate. L'alta carica di elettroni fa un'altra cosa meravigliosa. Ecco perché io dico, quando c'è una problematica, se dobbiamo proprio investire nella nostra salute, capiamo perché vale la pena dirigere i nostri sforzi in una certa direzione. Abbiamo parlato dell'estrattore. Voi lo sapete che la frutta e la verdura, dal momento in cui voi li staccate dalla pianta, cominciano immediatamente a perdere gli elettroni e le vitamine e sali minerali. Nel giro di una settimana, in un arancio non c'è assolutamente più neanche un milligrammo di vitamina C. I kiwi ve li mangiate mesi dopo che sono stati raccolti, non parliamo delle mele. E noi andiamo al supermercato e ci compriamo la nostra busta di arance, chissà da quanto tempo le hanno raccolte, ma aspettate, chissà se quando le hanno raccolte erano maturate in pianta. Perché? Perché ci sia un alto contenuto di micronutrienti, frutta e verdura devono maturare in pianta. E possibilmente non in serra con il vetro, perché il vetro ferma i raggi ultravioletti e quindi la pianta risponderà in maniera ridotta nella sua produzione di antiossidanti naturali. Comunque sia, qualsiasi tipo di frutta e verdura, ecco perché si dice chilometro zero, mica solo perché la roba è meno vecchia, ma perché se io ho la possibilità di acquistare frutta e verdura che sono stati raccolti nella giornata, non saranno antiossidanti purtroppo per me, ma saranno meno ossidanti. Questo dobbiamo ragionare. Ma se io prendo un pomodoro e lo metto mezz'ora nell'acqua fortemente alcalina, con un pH 12 circa, che io non posso bere, infatti non è per bere, succedono due cose meravigliose. Allora, l'acqua è leggerissima, per cui penetra nella buccia, mi scioglie l'alcalinità, scioglie il grasso, quindi scioglie il rivestimento ceroso, che è una parte attiva dei trattamenti anticrittogamici e pesticidi che si fanno alla frutta e alla verdura. Li fanno così perché sennò alla prima pioggia se ne vanno e quindi devono essere resistenti all'acqua. Lavarli non è sufficiente. Il bicarbonato aiuta, ma non penetra in profondità perché è un minerale anche abbastanza grosso. Allora, la prima cosa che vedo dopo mezz'ora è che l'acqua è diventata arancione come i pomodori. Caspita, che cos'è sta roba? Ci metto il riso, io ci lavo anche i cereali, ci lavo le lenticchie, ci lavo i legumi, tutte queste cose qua. Se voi vedeste il brodo che viene fuori, anche dal riso bianco, non dico solo quello integrale, se voi vedete cosa esce dal riso bianco, dopo che è stato nell'acqua ionizzata per qualche minuto, voi non mangerete mai più riso senza averlo lavato e sfregato, perché è angosciante. Cosa noi non ci mangiamo senza sapere. Ma soprattutto, se io misuro l'antiossidanza con un apparecchio che si chiama ORP-metro, che misura i millivolt, se misuro l'antiossidanza della frutta prima, la troverò ossidante circa più 100. Sulla pianta arriva a essere ossidante meno 70, difficilmente di più di così. Quando ha un valore negativo è antiossidante, quando ha un valore positivo è ossidante. Dopo mezz'ora che la frutta e la verdura sono molle in un'acqua super alcalina che ha un pH, cioè che ha un'antiossidanza naturale di 700, meno 750, ok, la frutta diventerà antiossidante meno 400, come non è neanche mai stata in natura prima. Cosa succede? Se io mi faccio un succo di spinaci o di sedano o di cetriolo con un'antiossidanza meno 400. E questo succo, poiché è privo di fibre che richiedono un tempo di digestione, mi va nel sangue nel giro di 10 minuti, io porterò elettroni nel mio sangue. Ecco perché ha questo impatto, questo tipo di trattamento. Ecco perché comprendere la fisica del nostro corpo ci dà degli strumenti per renderci conto di quanto è importante seguire determinate indicazioni, perché fanno tutto questo risultato. Perché la domanda più grande che uno si fa, ma santo cielo, ma davvero un succo di verdura può fare, dico una bestemmia, lo dico, più di un chemioterapico? Sì, davvero, perché il chemioterapico è una sostanza chimica tossica cancerogena che va
a distruggere, cioè che ha la pretesa di andare a distruggere le cellule tumorali. Ma non è un missile intelligente, perché distrugge la maggior parte di cellule sane in questo procedimento, distrugge il mio sistema immunitario in questo procedimento. Mentre il succo di verdura non distrugge niente, toglie semplicemente il nutrimento e cambia le condizioni del tessuto, del terreno biologico, perché le cellule tumorali non abbiano più un ambiente favorevole. In compenso rinforza il sistema immunitario e le cellule sane. Non ha effetti collaterali e scusate se è poco.